at 6'1" tall, weighing in 184.4 pounds, fighting out of Germany, ladies and gentlemen, presenting Jonas Bilstein! Fighting out of the red corner, this man is holding a professional record of 15 wins, 2 losses, 2 draws. Standing at 6 feet tall, weighing in 183.6 pounds, fighting out of Italy. Ladies and gentlemen, presenting Mattia Aitam Schiavolin! The referee in charge, Mr. Richard Mitchell. Ci siamo, Fabrizio, main event della serata, culmine di questo Venator Fighting Championship, episodio numero 4. Mattia Schiavolin proverà a strappare la cintura dei pesi medi contro Jonas Bilstein, un atleta molto interessante tedesco, 19 vittorie e 5 sconfitte, ma andando a leggere il suo curriculum sono andato a vedere anche e a leggere dei trascorsi in Bellator, promotion all'interno della quale ha registrato 2 vittorie e 2 sconfitte, quindi atleta top level per il nostro Mattia Aitam Schiavolin. In realtà sono stati talmente tanti i match belli e interessanti di questa serata che mi riesce difficile affermare che questo forse è il più interessante, ma sicuramente come valore tecnico, come prestigio di entrambi gli atleti di questo match, direi che è veramente il main event della serata, è giustamente il main event per il titolo vacante dei pesi medi del Venator Fighting Championship. Quindi ricordiamolo che Mattia Schiavolin viene da una vittoria in realtà nel febbraio di quest'anno al Padova Fight Night, una vittoria importante al primo round per KO, e in generale da 3 vittorie consecutive dal 2016, nel 2016 proprio poi nel Venator FC 3 contro Jason Miller, quel Jason Miller famoso anche in USC. Quindi Mattia Schiavolin è uno di quei fighter di punta di diamante dell'Italia, pronto secondo me al salto al internazionale, esatto. A palcoscenici mediatici più ampi sempre a livello internazionale, parlando di quella sfera lì, ed è giusto gli sia stato messo contro un altro avversario importante, un avversario forte dai trascorsi internazionali, come dicevi tu, che è quello di Bilstein. Quindi tornando immediatamente, catapultandoci all'interno del match dove sono passati, o meglio dove mancano 3 minuti e 15 secondi, 3 minuti e 10 secondi dalla fine del primo round, anche questo come tutti i match titolati per decisione del presidente Frank Merenda e completamente dentro il regolamento, sono 3 round da 5 minuti, quindi questo è il primo round, un primo round che vede Bilstein aver passato circa ormai un minuto o poco più a lottare, ad aver cintato. Eh sì, in una posizione strana, dimostra di avere ottime skills anche nel lottatorio, infatti riesce a portare a terra il nostro Mattia Schiavolin. Continuano praticamente a lavorare a parete anche se dalla ground position, quindi lavorando a terra, ma Bilstein continua a fare pressione. Va a stendere, vedi, la gamba sinistra di Mattia Schiavolin proprio per non regalargli stabilità e poter giocare su questo vantaggio. E se dal 2016... prova a cingere tutti e 2 i piedi, questa è una tipica posizione del grappling che serve poi per passare a una posizione di monta, full mount. Se Schiavolin dal 2016 ha 3 vittorie consecutive, questo è il quarto match, dal 2016 il suo avversario Bilstein ha ben 4 vittorie consecutive, avvenuto un po' in giro per l'Europa, l'ultima delle quali nel prestigioso circuito russo ACB, 2 vittorie per sottomissione tra le altre cose, segno evidente che le sue skills nel grappling, soprattutto nell'ultimo periodo, si sono fatte maggiori, però a quanto pare Schiavolin sta tenendo ottimamente botta in questa
chiusura alla gamba che sta facendo, alla sua gamba sinistra, la gamba sinistra di Schiavolin, che sta facendo Bilstein, provando in ogni modo a portare la lotta a terra, quindi prova ad aggrapparsi a quella gamba proprio per trascinarlo in una lotta a terra. Sta colpendo ripetutamente con il gomito sinistro sulla coscia sinistra del suo avversario proprio per andare ad allentare la presa su quella gamba. In un paio di occasioni ha provato a colpire anche sul volto dell'avversario tedesco, che in questo momento solo per un secondo era riuscito a prendere la schiena. Bravo Mattia Schiavolin, che è riuscito a ristabilire parità di posizione. Adesso ha piazzato un paio di colpi. Oh, mamma mia, velocissimo. Che bel movimento. Wow, un che single bel leg movimento. Tecnicissimo. Mamma mia. Poche volte si vede un single leg preso in questa maniera così didattica. Purtroppo attenzione, perché in questo Schiavolin tentativo di double, oh, sì, double leg Adele. Sta facendo dei movimenti particolarmente tecnici, didattici. Molto preparato, molto preparato. Adesso no, riesce ad agganciare anche le gambe, non gli ha concesso quella posizione dalla quale avrebbe potuto lavorare per la monta, ma rimane comunque in una situazione di grande pericolo Mattia Schiavolin quando mancano 10 secondi al termine di questo primo round di 3, match titolato valido per la cintura dei pesi medi Venator Fighting Championship. Arriva il suono della sirena, si va all'angolo. È stato molto bravo Jonas Bilstein, altrettanto bravo a difendersi Mattia Schiavolin, però agli occhi dei giudici probabilmente verrà premiato il lavoro lottatorio dello sfidante. Un round impegnativo quello di Mattia Schiavolin, si è trovato davanti un avversario importante, questo non che non lo sapesse, anzi abbiamo avuto modo di sentire Mattia e sapeva che era un match duro, era particolarmente consapevole di quello che andava a trovare nel match titolato del Venator 4, ma sono questi match che gli servono, sono questi match sia per testare lui sia per fare il grande salto di qualità. E direi che questo main event è un main event degno di qualsiasi top promotion europea, veramente di livello, tra due avversari veramente degni di avere questo prestigio di combattersi l'un l'altro, di affrontarsi l'un l'altro. Esperienze europee che comunque il nostro Mattia Schiavolin ha avuto nel passato, infatti a match nel Final Fight Championship promotion credo austriaca o serba, austriaca vittoria importante nel 2013 proprio al Final Fight Championship, poi ha combattuto anche in Germania. Beh, quindi bene, in quella che è casa per Jonas Bilstein. Staremo a vedere se riuscirà a disinnescare, al a trovare superior, l'antidoto al Superior Fight Championship, e lì ha preso una vittoria per decisione, quindi sì, contro Goran Relic, poi ex UFC, quindi voglio dire, stiamo parlando di un Mattia Schiavolin che non ha nulla da invidiare ad altri italiani top fighter. Finta intanto ancora questi due colpi per andare bravissimo a cercare la gamba, ottimo bravissimo lo sprawl di Mattia Schiavolin che non gli concede di andare a prendere le gambe. Ottimo, ottimo questo sprawl, benissimo. Sta cercando di continuare, vedi, a lavorare sul collo, un tentativo di bulldog choke anche se non prese in maniera ottimale, quindi anche qui un soffocamento sulla carotide. Nulla di fatto, si ritorna a lottare alla parete, questa volta però è Mattia Schiavolin che pressa e cerca di portare a termine il suo lavoro a parete, soprattutto utilizzando, vedi, le ginocchiate. E una ottimo, va a piazzare anche un gancio, non entra il montante, questa è la chiave di lettura giusta, mi è sembrato che accusasse quei colpi Jonas Bilstein. Adesso un diretto al corpo. Wow, oh, mamma mia, cosa bravissimi. Bilstein ha evitato un montante potente di Schiavolin, è letteralmente scivolato in mezzo alle sue gambe. Boh! Ottima questa ginocchiata. Incredibile. Non riesco a capire come faccia ad essere ancora così pieno di energie Bilstein. È veramente, stiamo assistendo a qualcosa di epico, un qualcosa di incredibile, signori. Una ginocchiata potente portata sulla mascella di Bilstein da parte di Schiavolin, e Bilstein che in qualche modo sopravvive e proietta addirittura con un altrettanto fragoroso double leg Mattia Schiavolin, che in questo momento
si trova a lavorare da dentro la guardia, o meglio Birinstein lavora da dentro la guardia di Schiavolin. Beh, questa fase, questo botta e risposta, questo scambio è stato veramente impressionante, Luca. Se ne vedono pochissimi di questi scambi a livello sicuramente a livello europeo, in Italia sono molto molto rari, prestazioni che solo il Venator Fighting Championship, solo il Venator poteva portare questi tipi di atleti e metterlo uno contro l'altro, segno di un ottimo matchmaking. Assolutamente sì, importante. Complimenti quindi a Venator Fighting Championship. Noi continuiamo a gustarci questo main event, la situazione alla quale stiamo assistendo, un Mattia Schiavolin che nella seconda ripresa è riuscito a capire qual è forse la chiave di lettura giusta contro Birnstein, adesso spalle al tappeto, sta cercando di contenere l'attacco lottatorio in ground and pound del tedesco, che non riesce a scaricare i colpi come vorrebbe. Esatto, sta arginando in maniera davvero ottimale, davvero tecnica l'operato di Birnstein, mentre si mantiene attivo e continua a colpire, quando di pugno, quando di gomito. Sentiamo dall'angolo che gli stanno, sì, è Leon Ali, un altro fighter molto interessante, parleremo di lui più tardi se ne avremo tempo, che gli va a consigliare di prendere tempo e riposare un pochino per sferrare l'offensiva in un momento più idoneo. Manca un minuto e mezzo scarso al termine di questo secondo round. Questo incredibile secondo round, mi verrebbe da dire. Insomma, l'ultimo, ecco, possiamo dire l'ultimo due minuti circa sono stati passati con Mattia Schiavolin schiena a terra, che sicuramente non si è lasciato sopraffare in nessuna fase del combattimento, né lottatorio né di ground and pound da parte di Birnstein. Probabilmente anche Birnstein, o meglio, voglio verosimilmente immaginare che Birnstein sia stato in qualche modo scosso da quella ginocchiata piena in volto, sì. E quindi anche per lui questa fase gli è servita un po' di più per cercare di rimettersi in sesto, riequilibrare le energie che l'hanno portato qui. Gli dicono di usare la gabbia, prova a rendere inattiva l'azione del tedesco. 30 secondi alla fine del round e poi si andrà nuovamente a riposo. Adesso sono diventati 15 secondi che mancano al suono della sirena. Deve resistere per arrivare alla terza e ultima ripresa, Fabrizio, mi viene da dire, per poter poi giocarsi il tutto per tutto. Credo proprio di sì. Il punto esclamativo che ha messo, ovviamente dove la ginocchiata è stato il culmine di questa frase, con il punto esclamativo che ha messo Mattia Schiavolin in questo secondo round, direi che è importante per fargli iniziare un terzo round, direi partendo in quarta quasi, Luca, no? Credo proprio di sì, Fabrizio. Chissà che cosa gli starà dicendo quel personaggio lì che tu conosci molto bene, maestro Khalid, il maestro Khalid, una Khalid Fight Team, istituzione per quanto riguarda la kickboxing Italia, e non solo, e non solo, ormai ha davvero completato tutte le parti anche con degli allenamenti lottatori, chiamando molti lottatori professionisti, lottatori puri, quindi ha portato la lotta anche nella sua accademia, che un tempo era prevalentemente di kick, visto che tira su degli ottimi atleti anche in quella disciplina, anzi nasce proprio come fucina di atleti nella kickboxing e poi si è ampliata immediatamente in quello che è l'MMA. Mattia Schiavolin ha rifinito tutti i suoi allenamenti lì, ha una costanza nella preparazione fisica, il Khalid Fight Team è davvero invidiabile. D'altronde sono passati davvero tantissimi atleti professionisti sotto Khalid. E Mattia Schiavolin, diciamo, continua questa tradizione dei top fighter, sta dando davvero una prestazione eccellente. Vediamo in questo terzo round se, sempre per patriottismo, riusciremo a vederlo trionfare, magari con un colpo risolutore come ci ha fatto vedere. Wow, prova a giocarsi il tutto per tutto, voleva piazzare quel paio di colpi
la tattica del tedesco è sempre la stessa, andare a prendere le gambe, addormentare poi il match. Ora fa vedere anche di essere in grado di sferrare calcio, che però non va a bersaglio. Buono. Entra questo colpo. Buono, un destro caricato. Sorride un pochino Bilstein. Cambia spesso guardia, ha provato a infilare un montante. Gancio potente di Mattia Schiavolin. Va anche con il sinistro. Si sta caricando. Cambia spesso la guardia. Sì, sì. Fa bene a non dare. Ecco qui. A non dare. Punti diciamo cardine al suo avversario, che fa nel single leg tutta la sua azione. Ottima difesa questa, ottimo equilibrio da parte di Mattia Schiavolini, che non vuole tornare nuovamente schiena a terra con Bilstein, anzi prova a mettere un setup per una ghigliottina. Adesso si mette in una posizione più che altro difensiva per non farsi portare a terra Mattia Schiavolini. Deve uscire da questa posizione, è molto complicato, ma deve farlo Mattia Schiavolin, che va con il gomito, forse ha accusato quel colpo, non lo so. Buono. Buono la difesa che sta facendo. Molto buona la difesa di Mattia Schiavolin. Esce del sangue, è segnato in volto. Vediamo che cosa riuscirà a fare. Veramente interessante. Martellante Mattia Schiavolin. È un po' in affanno Jonas Bilstein. È molto segnato in volto. Sta sanguinando tantissimo Jonas Bilstein. Eh sì. Ha aperto una ferita profonda con quei colpi dallo sprawl. 2.43 sul cronometro. Gli dicono di usare il gomito, è quella la chiave di lettura giusta per provare a vincere il match. Tutto per tutto. Vai Mattia. Gli dicono è tuo dall'angolo, per incitarlo a dare ancora un po' di più. 2 minuti e 14 per vincere questo match. Un 1.55 sul cronometro. Stiamo vivendo questo match al cardiopalma tra Mattia Schiavolin e Jonas Bilstein. Ci sta regalando davvero tantissime emozioni. Prova a lavorare ancora con il gomito. Piazza un altro colpo. Un minuto e mezzo scarso al termine di questo main event. Questo, Fabrizio, è un round tutto di Mattia Schiavolin, permettimi però. Direi che è abbastanza evidente quello che sta facendo Mattia. Manca un minuto, in un minuto può davvero mettere fine a questo match. Ecco, parte il ground and pound, vediamo se in qualche modo riuscirà a fare postura, quindi a rialzarsi, a scaricare i colpi. Anche se da dentro la guardia di Bilstein bisogna comunque mantenere una certa attenzione ai movimenti che si fanno, Luca. Eh sì, Fabrizio. Intanto sono praticamente qui a ridosso della postazione telecronaca, quindi viviamo con ancora più emozione le fasi finali di questo match. Mi dicono di alzarsi, mezzo giro d'orologio. Questa potrebbe essere un'ottima azione per Mattia Schiavolin. Eh sì. Quindici secondi e poi sarà finita. L'ultimo sforzo, chiamano anche dall'angolo. E arriva il suono della sirena, finisce il match main event tra Mattia Schiavolin e Jonas Bilstein. Ottimo, stremati i due atleti. Un match, Fabrizio, permettimi di dirti, all'ultimo sangue.
dimmi qualcosa. Incredibile quello che è successo qui. Due atleti stremati, due atleti che però alzano più che altro Mattia, giustamente, soprattutto per la prestazione di questo ultimo round. Alza le braccia al cielo. Veramente importantissimo quello che ha fatto Mattia Schiavolin. Un match incredibile. Un match molto duro. Ricoperto di sangue Jonas Bilstein, esattamente come la postazione telecronaca, Fabrizio. Un po' sì, postazione telecronaca a ridosso della gabbia, che ha subito un po' le conseguenze del sanguinamento di Bilstein. E dopo questo spettacolo bellissimo siamo in attesa solamente di sapere chi sarà il nuovo campione dei pesi medi del Bellator Fighting Championship. Presidente. After three rounds of action, the judges have reached a decision. Scores 28-29 Schiavolin, 28-28. The match closed as a majority draw. Dopo per lui. Mattia. Allora Mattia, un verdetto, voglio sentirlo direttamente da te, un verdetto che ti sta stretto questo? Allora, non mi piace commentare i verdetti. E per me ho disputato un gran match. Al di là dopo dei verdetti non voglio stare qui a dire sì è giusto o sbagliato. E ho fatto un bel match, quello è importante per me. Arrivato a questo punto ti aspetto un immediato rematch per quello che è successo? Non lo so.
se c'è la possibilità si rifarà, ma a me non mi interessa tanto queste cose, combatto con chi viene avanti, insomma. Ecco. Hai offerto, e questo me lo sento di dire in tranquillità, una prestazione davvero eccellente di livello. Hai già in mente qualcos'altro di pianificato, insomma qualcosa che rispetti le prestazioni che ci hai dato qui stasera, che mi sento di dire veramente di un livello internazionale quello che hai fatto vedere? Si cerca di fare sempre un passo più avanti, quindi ben venga quello che verrà. In questo momento non so cosa dire. Ti aspettiamo di nuovo qui dentro la gabbia. Un applauso, signori, a Mattia Schiavolin. Voglio un attimo ringraziare il mio team, il Khalid Fight Team, e in particolare Khalid, Vittorio, Valdo, tutti i ragazzi che mi hanno aiutato sulla preparazione, fondamentali, perché ho avuto un periodo un po' a down e mi hanno saputo ritirare su. Devo dire bene, sta stretta un verdetto che e questo è per me, se si aspetta un rematch con Schiavolin, e la gente che è quello che risponde cosa farà adesso al film. E quindi ringrazio tutti, sono venuti a vedermi, ciao, alla prossima. Grazie ancora Mattia. Jonas. Sì, ecco. Mettiamoci qui. Eccoci qua. Allora, volevo fare semplicemente la stessa domanda che ho fatto anche a Mattia, ovvero se per te questo verdetto, questa decisione ti è stretta. What do you think about this decision? Actually, all I have to say about it is like Mattia did a very good fight, great. I know him from before and it was levels above it. And from my perspective, I just say fuck that fight. I'm gonna fucked up. Gonna keep moving on, coming back better. And that's all I want to think and say about that fight. Ovviamente penso che il suo avversario Mattia sia un grandissimo avversario e ha fatto tutto il possibile perché insomma, ha dato tutto il massimo per lottare al meglio. Volevo sapere, nella stessa misura in cui gli ho chiesto a Mattia, se per lui ci può stare, è verosimile avere un immediato rematch. Do you think it could be possible to have another match with versus Mattia? Right now, you know, that's the only thing that might be in my head, you know, that's all actually. I don't know what the future brings. I got big plans as well, and if Matthias fits in that, I'm definitely gonna do it. I gotta do it for myself, who'll be the best. Could you repeat, please? I say, for myself, you know, I don't know. I have you big have plans, no problem. Those plans are like my priorities, you know, and if Matthias fits into those plans, I'm gonna do it because for me personally, I would like to make it even. Non è una delle sue priorità, però ovviamente se c'è la possibilità, se Mattia è d'accordo, lo si può fare, però non è delle sue priorità. Noi speriamo di rivederlo presto in Italia, complimenti per la sua prestazione, un applauso signori John Bilsen. Very compliments.